Allora, buonasera e grazie per essere qui. Innanzitutto, so che c'era uno sciopero a Roma che ha tagliato le gambe a qualcuno, speriamo di vederlo fra poco qui da noi. Allora, dovremmo prima capire che significa parlare di ISIL oggi e dovrebbe essere un punto di partenza questo, però prima magari chiedo a Stefano, che gentilmente ci ospita con i BS Libraccio, di far partire il book trailer del libro che abbiamo realizzato con l'amico Carlo De Domenico. In realtà che lui ha realizzato di sua volontà senza che io ne sapessi niente, perché si è appassionato alla storia, quindi questo per dire anche l'ISIL cosa muove. Aveva dei miei Super 8 in mano che girai quel giorno a Bruxelles, e ci ha tirato fuori questi 100 secondi provando a tirare fuori anche qualche pagina significativa del libro. La voce embrionale che sentirete è quella del sottoscritto, che in maniera diciamo piuttosto artigianale cercava di fare una radiocronaca di quel poco che capiva di quel che stava accadendo quel giorno del 29 maggio 85. Allora, avete visto il filo spinato che c'è alla fine? Cioè, quello era uno dei tanti particolari folli di uno stadio nel 1985. C'era il filo spinato fuori, che non abbiamo nemmeno capito se c'era già dalla sera prima o se è stato messo poi negli ultimi minuti prima della partita. Però questo era il livello di un campo condominiale, di un campo di periferia, di un campo totalmente inadatto anche a ospitare una partita, diciamo, condominiale davvero. Allora, io volevo ringraziare Stefano Romiti e i BS Libraccio, come ho detto, che ci ospita oggi, come ha fatto altre volte per altre occasioni, e poi volevo ringraziare qui davanti a me Felice Pulici, che immagino che insomma, non abbia molto bisogno di presentazione, perché stiamo parlando di un pezzo di storia. Eh beh, così, è un pezzo di storia di questa città. Io che da piccolo poi facevo il portiere, per i portieri, un particolare affetto, e lui era, insomma, inutile negarlo, che fosse ed è il simbolo non solo della Lazio, ma di un periodo di calcio che, insomma, purtroppo diciamo che esiste poco. E chiamerei intanto però vicino a me anche Roberto Renga, che credo che ci debba lasciare un po' prima, giusto? Un po' prima, e allora intanto io ti faccio parlare prima. E Roberto Troppo alto per me questo Renga seduto. è meno importante di Felice Pulici, non me ne vorrà, però è un altro pezzo di storia del giornalismo italiano, italiano nel senso anche azzurro, perché ha seguito per tanto tempo la nazionale, è autore anche di insomma, uno splendido testo sulla nazionale che è arrivato un po' prima del mio e dal quale ho rubato alcune cose interessanti, e poi è stato capo dei servizi sportivi del Messaggero, insomma un sacco di cose, è un percorso piuttosto lungo e ricco, e quest'anno ha anche scritto un libro sulla ISL con un intreccio insomma piuttosto particolare, con un sottotesto quasi da thriller. Intanto grazie. Buonasera, Intanto buonasera. grazie anche a te. Io partirei da te con la tua visione, diciamo, giornalistica e umana della questione ISIL. Ma io ogni volta che vedo l'ISIL, va bene, penso a questo, che
a un manifesto che mi raggiunse in redazione. Io stavo a Paese Siena allora, ero accreditato per la finale, così come avevo fatto le finali degli anni precedenti, ero stato anche ad Atene, come sai. Quindi ormai ero già entrato nel momento in cui il giornalista si occupa delle finali di Coppa dei Campioni. Mi arriva quel manifesto, lo guardo e dico: io non vado. Non andai, e andò Gianni Ranieri, un grandissimo giornalista, una penna stupenda, ma non un cronista, e ce ne accorgemmo anche quella sera. Non andai perché c'era quel rosso della maglia del Liverpool che si sovrapponeva al bianco e nero della maglia della Juventus, e mi fece una strana sensazione, ebbi paura, dico: io questa volta non vado. Guarda che è difficile che un giornalista giovane, ragazzino, rinunci a una finale di Coppa dei Campioni, e invece ho rinunciato. Quest'anno anch'io ho scritto un libro, ma no, veramente l'avevo fatto 3 anni fa, quindi non l'avevo fatto per i 30 anni dell'AISL, poi è un romanzo, un noir, una storia d'amore, però per fare la copertina ho ripreso quel manifesto, e proprio perché, per datarlo, per far capire, perché poi non andai. Ma se vi capita di guardare la copertina del libro che si chiama La partita del diavolo, passando capita, e guardate quel rosso che si sovrappone al bianco e nero, mette paura. Io non so chi aveva fatto quel manifesto, ma a me impedì di andare. Dopodiché quella sera io ero in redazione. Intanto salutiamo Alvaro Moretti che sta arrivando, elegantissimo, con barba lievemente lunga anche lui. Alvaro Moretti, c'è una sorpresa per te, ecco, vedi, adesso uniamo due bandiere laziali. Ma lui arriva per dopo. No, gli abbiamo permesso l'ingresso così. Dai. E quella sera, quindi ero davanti alla televisione, come tutti, davanti alla televisione eravamo io e Daniele Azzolini, che poi è diventato il mio editore, e cominciamo a vedere delle immagini strane, si capisce o non si capisce. Pizzul fu stupendo perché non dette mai notizie che potevano essere terrificanti, fino a quando non ebbe la certezza. In redazione alla RAI c'era Gianfranco De Laurentiis, il cosiddetto tubo, per cui lui chiamava le redazioni, per esempio chiamava anche noi sapendo che c'era l'inviato, poi dava le notizie a Pizzul per dirgli quello che si poteva dire o che non si poteva dire. Bruno fu strepitoso, secondo me è una delle telecronache più belle cui abbia mai assistito, più difficile. In un'altra cosa, in un'altra telecronaca completamente diversa, luce dal suo specifico sì, professionale. Io ogni tanto lo ringrazio, mi è capitato anche la settimana scorsa di telefonargli e dire: Bruno, sei sempre stato il più bravo in occasione di quella telecronaca. E quella notte facemmo 4 pagine, poi la prima, ribattute terrificanti, e non ci arrivavano notizie strane, anche di difficile traduzione, perché certe volte i morti erano 70, una volta erano 10, non si capiva niente. Poi dopo però, siccome mi è rimasta una ferita aperta, io ho cominciato, come sai, ci ho lavorato moltissimo, ho fatto indagini mie, ma insomma tramite internet, ho letto il libro di Caremani, che è uno che ha fatto un'inchiesta estremamente seria, ho parlato con te. E quindi, e poi alla fine anch'io ho pagato il mio debito scrivendoci questo libro che è uscito da poco. E in questo libro c'è anche questo signore che mi sta accanto, perché mi raccontò una cosa incredibile, devo dire. Lui, la posso dire? Sì, certo. Tanto poi è uscita in un libro. Lui, la mattina dopo, lui era un giovane tifoso, un ventenne o diciottenne, non me lo ricordo, nemmeno lui se lo ricorda. Ventenne. La mattina dopo si prese la maglia della Juventus e se la strinse attorno alla gamba. Come sai i feriti, Felice, i feriti che hanno il sangue che esce, prendono, strappano la camicia e se la mettono intorno al braccio. E devo dire che questa immagine di questo ragazzo, perché allora sarà stato magro come adesso, alto come adesso, ma magari un po' più giovane, forse senza barba, che andava a studiare e a rivedere l'AISL, a cercare di capire cosa era successo. Vedeva i giornalisti e li mandava a quel paese, vedeva gli inglesi probabilmente pure, e insultava, cercava di capire comunque, aveva la febbre e cercava di togliersela andando lì. Per me questo personaggio, non lo so, ho cercato di immaginarlo e l'ho messo nel libro. Nel libro ho racconto di un ragazzo con questa gamba fasciata da questa maglia bianconera. Secondo me è una di quelle immagini, di quelle immagini indimenticabili, di quelle immagini da film, perché tu non ci hai pensato, ma mentre me la raccontavi per me era un film. Pensate a questo ragazzo che porta a spasso per l'Asia. Quando anch'io entrai, ero ovviamente confuso come tanti, entrai in un negozio vicino alla stazione La Gare du Nord di Bruxelles, e c'era una fabbrica di cioccolato che si chiama Goddor. Sì. Io entrai banalmente per comprare un po' di roba con cui stordirmi, no? Ognuno le sue droghe. E mi ricordo che entrando con questa cosa intorno alla gamba, la cassiera mi guardò terrorizzata perché praticamente ero bianco, cioè ero veramente impresentabile. E quindi pensò: oddio, no? Dopo quello che è successo la sera prima pensò: oddio. E cioè, si meravigliò molto quando io andai alla cassa a pagare in fila normalmente, quindi per questo mi ricordo
il drappo bianco nero intorno alla gamba. Sì, ma, e comunque volevo dire una cosa, che per esempio immagino che quello che ha spinto Emilio a scrivere questo libro sia lo stesso motivo che ha spinto a me a partire dall'Eisel, per scrivere un romanzo, dicevo, diverso, ma comunque partendo dall'Eisel, cioè di far sì che la gente non dimenticasse. Perché io, per esempio, quando io ho dei figli giovani, uno di 23 anni, quando gli chiedo Eisel, dice sì, una tragedia, ma non sa esattamente cosa è successo. E pensate ai quindicenni, quattordicenni, decenni, quegli stupidi che allo stadio la domenica inneggiano all'Eisel, come quelli che inneggiano a Superga, o quelli a Paparelli, no? o a Pessotto. Quante volte abbiamo visto le grida, le sentiamo su Pessotto? E noi che magari eravamo in conferenza stampa quando Cannavaro si mise a piangere, non ci ridiamo mai, perché Pessotto comunque era uno dei nostri. Pessotto che... Ecco, ma quanti non sanno niente dell'Eisel? Allora io dico che ben vengano anche i 30 anni se escono dei libri così interessanti come quello di Emilio, perché i ragazzi potranno continuare a sapere, potranno finalmente sapere e magari raccontare. Io in questa occasione, tu lo sai, io ho conosciuto, sono stato molto vicino alle vittime dell'Eisel in questo periodo, in questi anni, perché ho trovato delle persone meravigliose. Io ho dedicato il libro a Roberto Lorentini, che è un ragazzo di Arezzo di 31 anni, cui è stato dato soltanto, salutiamo anche Massimo Zampini ovviamente, è stato dato soltanto una medaglia d'argento, perché se gli fosse stata data una medaglia d'oro avrebbero dovuto pagargli il vitalizio, e quindi hanno pensato di dargli solo la medaglia d'argento. Bene, questo ragazzo si stava salvando insieme a suo padre Otello, e quando ha visto un ragazzino, Andrea, di 11 anni, si è fermato, gli ha fatto la respirazione bocca a bocca e sono morti tutti e due, il bambino e Roberto. Se non è un eroe questo, chi è? E adesso il presidente dell'Associazione delle Vittime è il figlio. E il figlio è un ragazzo adorabile, giornalista tra l'altro di Teletruria, molto intelligente e con grande carattere, perché quando si è trattato anche di litigare in maniera dura, pesante, con la Juventus, l'ha fatto. Lui juventino, come tanti altri juventini, perché come sapete quella è una tragedia che la Juventus avrebbe voluto dimenticare probabilmente, e che ha cercato di gestire anche in occasione del trentennale in una maniera che la famiglia delle vittime non ha accettato. Perché non ha accettato? Perché in questi anni Otello Lorentini, il padre di quel ragazzo morto 30 anni fa, ha combattuto una battaglia di quelle terrificanti contro l'UEFA, cioè lui contro l'UEFA, e ha vinto, ma non ha avuto il minimo aiuto da parte delle istituzioni, non ha avuto il minimo aiuto da parte di un club, di alcun club, quindi da parte della Roma, della Lazio, del Perugia, della Fiorentina e della Juventus. Nessuno che abbia messo una lira, un euro per aiutarlo. Tutte le vittime si sono tassate. E secondo me queste storie vanno fatte conoscere. Vanno fatte conoscere perché non posso parlare di eroismo da parte delle vittime, ma forse anche sì. Ma per 30 anni hanno combattuto. Otello è morto l'anno scorso, dopo 29 anni di battaglie, e finalmente però è morto sapendo di aver vinto, perché l'UEFA adesso è responsabile di quello che avviene in un avvenimento sportivo. Fino a quell'epoca non lo era. Cioè l'UEFA organizzava e poi diceva: oh, se ci sono i morti sono i fatti vostri. Anzi, no. Diciamo un elemento in più, che sul biglietto del c'era proprio scritto. C'era scritto, tra l'altro, in lingua francese, in una partita giocata tra italiani e inglesi, questo già vi dice del genio di alto profilo di chi organizzò l'evento sportivo. Ma c'era scritto che l'organizzazione declinava qualunque tipo di responsabilità per qualsivoglia incidente fosse occorso nel corso della gara. È una roba che non stava in piedi scriverla, ma finché non c'era un precedente, perché la roba non era mai successo, si poteva persino scriverla. Ma chi la leggeva, insomma, era già un attimo, non era una cosa che stesse molto in piedi. Anche la lapide era scritta, quella per ricordo era scritta in francese. Lì all'Eisel, io mi ricordo. Era la lingua ufficiale, eccetera, però, sì, insomma, però. Su un evento fra italiani e inglesi. Però magari, visto che gli italiani erano parecchi. Ah, un'altra cosa che ovviamente nel libro scoprirete, insomma, che tutti sanno, che non erano tutti tifosi della Juventus. No. Questo la gente non lo sa. C'erano quattro interisti, no, c'erano degli stranieri. C'erano 32 italiani, sì. E 7, no, quindi tra l'altro non erano nemmeno tutti italiani. Però, no, c'erano anche gli stranieri. Cittadini europei. C'erano due o tre belgi, anche perché, quattro, perché era riservato proprio ai belgi. Doveva essere quello, doveva essere un settore neutrale. Invece le agenzie, come sapete, pur di guadagnare i soldi, ci hanno marciato e ci hanno messo i tifosi della Juventus, i quali ovviamente, trascinati dall'amore, dalla passione, eccetera, hanno pagato anche cifre incredibili per andare in un settore della morte. Io l'ho visto quello stadio, come l'hai visto tu.
era una cosa allucinante. Io ho fatto carta pesta, ma, diciamo, sì, ma anche troppo, forse la carta pesta è più dura. Scusate, vi ho annoiato molto, grazie. No, ci mancherebbe, Roberto, grazie a te. Grazie a Valoretto, direttore di Lego, che ci ha raggiunto, e ringrazio Massimo Zampini, che vedo lì dietro, anche lui non ha bisogno di alcuna presentazione. Per sua fortuna Lightroom non c'era, ma insomma sicuramente ha contezza di quello che è accaduto in maniera molto più completa di tanti, che appunto, come dice Roberto, liquidano la vicenda con una roba insomma un po' così organistica e superficiale. E poi ringrazio anche Manuela Casula, che è indietro e che è di fatto la, anche la vicepresidente, possiamo dirlo, dell'associazione dell'associazione dei familiari delle vittime dell'Aisel, nonché sorella d'Andrea, e che muore insieme a papà Giovanni. Quindi grazie, perché sono solo tra l'altro non sarà troppo facile stare qua a ricordare, insomma, anche l'incarico che ha, credo che sia più complicato per lei che per me sicuramente. Quindi grazie. Io chiederei allora, ma sicuramente il discorso di Roberto è esattamente quello, cioè uno scrive un libro perché c'è un motivo, e il motivo che mi ha spinto è stato non solo di liberarmi da un peso, perché ognuno ha i suoi divieti rispetto alla vicenda dell'Aisel, altri li hanno per altre faccende complicate. Io penso sempre, l'Aisel va agganciato sempre al Maionto, e c'è un sacco di similitudini, in quanto non c'è mai stata una responsabilità specifica sul Maionto, ma ce n'erano 20, così come nell'Aisel non c'è una responsabilità sola, ma ce ne sono almeno, diciamo, 5 o 6. La concatenazione di responsabilità, superficialità, eccetera eccetera, ha portato all'Aisel. Fosse mancato solo un anello di questa catena, avremmo salvato la situazione in entrambi i casi, invece non è successo. Però mentre sul Bayot, anche grazie a Paolini, insomma, finalmente gli italiani sanno che non è la diga che è crollata, perché a un certo punto in Italia questo si sapeva, ma è successo un'altra cosa, cioè che c'è stata una montagna che è venuta giù. Anche sull'Aisel mi sembrava che si stesse un po' sfilacciando il concetto di quello che è successo, e tutto si riducesse un po', specialmente in alcune grandi città un po' inquinate da un tifo eccessivo, si riducesse un po' alla coppa sporca di sangue, al dovete restituirla o no, ma non si doveva giocare, eccetera eccetera, e ci si perda un po' rispetto alle responsabilità vere e concrete di quella concatenazione di eventi che è accaduto. Non so, tra Alvaro e Felice, se avete impegni dopo, chi vuole parlare per primo? Alvaro deve chiudere il giornale, e quindi Felice non ha una partita di Champions purtroppo stasera, e quindi mi sono auto-invitato. Lo so, infatti ti ringrazio per questo. Rispetto a loro che tu sono stati invitati, io mi sono auto-invitato. No, ma io infatti ho fatto volentieri, ragazzi, raccontiamolo, perché anche questo è una cosa. Ci siamo conosciuti in una trasmissione televisiva in cui parlavamo di Aisel, e ho scoperto una persona che era molto attenta al problema e che non si lasciava, diciamo, non si faceva bastare quello che si sa, ma si era messo lì a studiare la faccenda. E quindi dico, Felice, se può venire sono contento. Eccolo. Però diamo la parola al direttore. Allora, Alvaro Moretti, mi rimetto la giacca, perché comunque c'è un giornale che ha per titolo un verbo che non è una cosa facile, esatto, e che comunque al quale devo anche lui dei ringraziamenti, perché su qualunque cosa tocchi il calcio e che in qualche modo sia approfondimento, lui, anche se c'ha 2000 riunioni e 2000 incombenze, lui c'è. Sì, infatti ci tenevo particolarmente comunque a non mancare. Vengo da un'altra situazione dove appunto eravamo coinvolti, dove stiamo facendo i media partner, un importante incontro sui social network, e mi viene in mente proprio tutto quello che è mancato, no? Quella notte, tra le cose che sono mancate quella notte certamente c'era questo, cioè l'elemento di comunicazione. Immaginate quella cosa lì, probabilmente non sarebbe nemmeno successa in quel modo lì, perché avremmo avuto un tam-tam che avrebbe acceso tutta una serie di lampadine prima, no? L'Aisel è stato un punto di svolta, è stato un momento in cui il calcio è veramente tantissimo cambiato, si è presa coscienza di qualcosa che stava avvenendo fuori. Poi lì in realtà probabilmente è stato molto meno dal punto di vista dell'atto uligano, se vogliamo, rispetto a tutta una serie di altre cose che sono successe, di cui vorrò parlare un attimo dopo. Vi parlo del mio Aisel, perché tutto sommato c'è un vissuto di ognuno, no? Per me è stata una serata molto particolare, perché io non ho proprio capito niente, e non ho capito niente per giorni,
per una ragione molto semplice. Io stavo facendo il corso ufficiali a Firenze dell'aeronautica, il giorno dopo avevamo il giuramento e alle 10 di sera, nonostante ci avessero fatto prorogare l'orario della ritirata fino appunto alla fine dell'orario presunto di fine della partita, quando è stato alle 10:30 di sera suona la ritirata fondamentalmente. E quindi noi avevamo questa percezione, questa partita non cominciava, tutti spazientiti, perché ovviamente insomma c'era anche molta attesa, c'erano tanti tifosi della Juventus, comunque tanti appassionati di calcio, eccetera, eccetera. Una delle poche cose simpatiche che si facevano insomma in quel contesto, per cui devo dire ci siamo anche rimasti molto male, siccome proprio non abbiamo capito niente di quello che stesse succedendo, e ovviamente immersi in una realtà nella quale per esempio i giornali non arrivavano, nonostante noi fossimo nella caserma delle Cascine, quindi nel pieno centro di Firenze, per due giorni completamente full immersion, di marcia di qua, vai avanti, vai indietro, eccetera, eccetera, la nostra vita era soltanto quello e io non ho capito niente. Un periodo della mia vita in cui molte cose non ho capito, per esempio, lo dico per così per sorridere, anche se il momento non è di quelli, però insomma in quel caso lì la deprivazione personale è stata, per esempio, io non ho mai visto una puntata di Quelli della Notte. E quando tornai da questo periodo approcciando i miei amici, parlavano tutti in un modo diverso e io pensavo fossero tutti impazziti, no? Per cui ho avuto proprio un blackout, totale blackout. Poi l'Aisele torna in un altro momento della mia vita, come momento presente che proprio mi tocca la pelle. E vengo assunto a Tutto Sport nel 96, per caso, completamente per caso. Io Tutto Sport, devo dire, non l'avevo proprio mai comprato prima di essere stato comprato da Tutto Sport io, però il direttore diventa una mia persona molto cara, che aveva molta fiducia in me, che era Gianni Minà, e mi trovo a lavorare nel desk centrale di Tutto Sport, dove c'era una persona che si chiama Claudio Colombo, che è un grande giornalista della Juventus, che ha seguito la Juventus per tanto, in quel caso era l'inviato, era a Bruxelles, era l'inviato della Gazzetta del Popolo in quell'epoca, e ha partecipato oltre che da cronista, ma da cittadino, da persona, eccetera, ha contribuito a salvare alcune vite, ha visto persone morire, quindi insomma per lui è grandissimo tifoso juventino, per lui è stata una traccia profondissima, no? E io non sapevo tutto questo vissuto, è arrivato da poco, eravamo immaginati in una stessa stanza e forse era la ricorrenza dell'Aisel. Poteva essere maggio, quindi ero stato assunto a febbraio e stavo cercando delle fotografie per fare una pagina su questa storia dell'Aisel, e vedo, mi capita la fotografia, quella in cui scendono dall'aeroplano con Trapattoni, credo che sorrida, dove sia Trapattoni che sorride con la coppa, e forse Brio, in realtà, comunque. Forse Brio, insomma, vabbè, una di quelle foto lì che scendono dall'aereo con delle facce che erano anche sorridenti, qualcuno sorrideva pure. E chiaramente io, che non sono juventino, comunque ovviamente ero colpito da questa cosa, no? Poi dopo analisi, scavare, cose, eccetera, poi dopodiché secondo me anche c'era anche l'impreparazione della gente del calcio a vivere una cosa del genere, no? Dal momento in cui le autorità ti dicono gioca, si può giocare, nessuno in quel momento, quando diciamo che il calcio lì ha avuto una svolta, diciamo che la gente ha avuto un riflesso istintivo e non di assolutamente, cioè ha ritenuto che quello fosse ancora calcio. Invece era già un'altra cosa e non sapevamo che o stava. Al contrario, hanno deciso che era sbagliato giocare a prescindere, come la TV tedesca quando mandò in onda la diretta. Cioè, comunque istintivo. Certo, diciamo che pure che c'erano delle sensibilità che nascono da Aisel, che prima non c'erano proprio. E la reazione di Claudio Colombo fu molto pesante, nel senso che ebbe proprio una. Cioè, io non ho capito perché, ma mi stava lanciando una cosa addosso. Perché ovviamente ho toccato una corda sensibilissima, cioè l'ho toccato un sentimento totale, profondo. È vero che poi dopo ho voluto capire, perché io non capivo proprio perché stava avendo quella reazione. E dopo qualcuno mi ha spiegato, e poi dopo io ho chiesto a Claudio, e poi ne abbiamo parlato lungamente, e poi abbiamo molto approfondito la questione. Poi l'altra parte che mi tocca appunto personalmente è invece precedente a quel momento, quando invece da giornalista, allora al Manifesto, mi trovai come unico giornalista italiano alla Badia Fiesolana, Firenze, c'è un centro di alti studi universitari, in cui prima del Mondiale del 90 si riunirono tutti i più importanti studiosi di scienze umane legate al calcio. Quindi c'erano tutti i più grandi sociologi, antropologi, psicologi, storici, e lì conobbi
i professori, i grandi professori della scuola di Coventry, cioè i professori che avevano studiato, stavano studiando da anni il fenomeno dell'hooliganismo in Inghilterra. Entrai in quel mondo, ne sono diventato per tanto tempo una persona molto esperta perché me ne sono moltissimo occupato. E chiaramente quando poi ci siamo trovati quest'anno a fare la pagina dei 30 anni, perché questo elemento di memoria è molto importante, è stato molto importante che noi abbiamo fatto tutti uno sforzo in quella chiave, lì ne avevo capito tutta una serie di meccanismi e ho capito di quanto fosse pericoloso, quanto fosse stato pericoloso per me, per esempio, stare in Curva Nord, ragazzino di 12 anni, da solo, insieme a mio amico di 13, nella Curva Nord, quando c'è stata Liverpool-Borussia-Mönchengladbach, la finale di Coppa dei Campioni, in cui io mi ricordo di essere ero praticamente sotto il tabellone della Curva Nord e a uno dei tre gol del Liverpool mi sono trovato sotto nel parterre dove c'erano i famosi tornelli e dove l'Aisel sarebbe potuto essere anche a Roma, perché erano pazzi, ubriachi, e andavi contro uno di quelli con una spinta da 15 persone e ti tagliava letteralmente in due. Per cui c'era tutto un elemento che riguardava la sicurezza, che poi dopo, successivamente, in uno stage che ho fatto in UEFA, ho visto per esempio come bruciò lo stadio di Brighton o Bristol? No, non era Brighton. Uno stadio di seconda divisione inglese. Inglese, esatto. Esatto, che bruciò letteralmente tutto e ci spiegarono perché bruciò. Perché tutti quanti lì, per esempio, erano abituati a buttare la carta sotto le panche di legno e ovviamente bastava un cretino che buttasse una cosa, si innescava la cosa, la follia, eccetera, centinaia di morti, e Sheffield, e tutto quello. Cioè, e il passaggio di Aisel, però, è il passaggio di comunicazione per cui dentro lo stadio, ormai, c'era anche un altro potere, che non era più quello del calcio e basta, ma era quello di quelli che stavano dentro a vedere la partita e che più o meno organizzati rappresentavano una forza bruta e anche assassina, una forza assassina che poi negli anni, strutturandosi in maniera diversa, è diventata il fenomeno cosiddetto della violenza negli stadi e il fenomeno di contrasto alla violenza degli stadi, che è uno dei grandi elementi culturali, politici, sociali di questo sport, di questa attività umana che è il calcio. Per cui certamente il passaggio da allora ad oggi a episodi che accadono ancora oggi ti fa riflettere sul fatto che questi 30 anni non sappiamo quanto siano passati utilmente. Io penso che l'altra sera tutti avevano la sensazione di stare a Berlino e stare in un contesto completamente diverso di quello di Aisel, per cui vedo, vedo il bicchiere mezzo pieno in questo senso. Ultimo elemento, l'elemento giustamente che avete ricordato, ha ricordato anche Roberto, della memoria. Allora, siccome quei cori li fanno tutti, i 39, le magliette, eccetera, eccetera, comunque sottolineare in maniera specifica di che cosa stiamo parlando quando facciamo anche quel coro è una maniera di mettere di fronte le proprie responsabilità anche chi non se ne vuole prendere alcuna, perché io ho visto l'altra sera un coro di cretini dentro un pullman juventino, penso, hanno detto una serie di cose che erano totalmente fuori dal mondo, però ci stanno, nel senso che c'è gente che comunque non gliene frega niente comunque, però secondo me ci sta anche chi il messaggio dei 30 anni di Aisele, che spiega esattamente di che cosa stiamo parlando, qualche cosa lascia, secondo me un seme rimane, è un elemento che ritengo doveroso che tutti quanti ci siamo posti, ovviamente meritorio da parte di chi ha voluto approfondire, ci ha speso del tempo, ci ha messo della passione e ci ha vissuto anche, probabilmente, immagino te Emilio sicuramente, un vissuto molto forte, molto duro da affrontare. Sì, anche molto fortunato. Sì, esatto, molto fortunato, la sensazione poi di essere comunque scampati ad un pericolo enorme e comunque in ogni caso credo che un ringraziamento te lo dobbiamo per questa parte di memoria che tu ci hai riconsegnato e per questo elemento di testimonianza che regala alla cultura delle persone che amano questo sport e che amano comunque tutto sommato la storia d'Italia un elemento in più importante, fondamentale della nostra storia recente. Grazie Sara. Grazie, spero di sì, se lo dici tu sono più contento, spero di sì. Mi venivano in mente due cose mentre parlavi. Allora, uno che in realtà alcuni colleghi di un gruppo che si chiama Comunicazione Bianconera, dentro c'è qualcuno che è iscritto,
insomma, con lei anche non particolarmente giovani, mi hanno raccontato che invece a Berlino qualcosa è successo. Qui abbiamo tra l'altro Salvatore e Massimo, che a Berlino c'erano, forse erano i settori meno, meno incasinati, ma ci sono stati problemi grossi sul flusso d'ingresso, hanno scritto in più di una persona, e insomma uno ha addirittura esasperato dicendo che abbiamo rischiato una roba molto pesante. Però la sensazione, se è vero quello che è successo e se effettivamente gli episodi sono stati numerosi, è che insomma allora mi sa che lui va un attimo, ha imparato tutta la lezione, quell'impianto 7.36. Sì, i problemi ci sono proprio... anche ai mondiali in Germania, per, certo. Giornalisti, no, no, per i giornalisti. Sì, sì. A noi capitò, in occasione di una trasferta europeo. Ma in Germania noi sfondammo addirittura uno di quei mezzi atletici, sì, sì, no, che non ci facevano passare. Tanto si è saluto anche il collega Simone Navarra, che ha mollato la cronaca giudiziaria per essere con noi. Allora, grazie Alvaro, se tu puoi rimanere quanto vuoi, ma se c'hai un giornale da chiudere, immaginiamo che ci... Mi aggancio solo un attimo. Devo andare, sì, devo andare. Grazie di cuore, però. Grazie per essere. Grazie a voi per l'invito. Mi aggancio per dare la parola a un altro ospite, mi aggancio a quello che diceva Alvaro, perché il suo collega, ex collega, insomma, che ha lavorato in partnership per molti anni, Guido Vaciago, ha fatto una bella inchiesta un po' di tempo fa sulle telecamere negli stadi italiani, che mi sembrava una roba molto interessante, perché è andato a guardarsi i meccanismi di controllo elettronico di alcuni stadi italiani e ha scoperto che ovviamente lo Juventus Stadium è all'avanguardia perché è il nuovo lo stadio, quindi avranno fatto anche telecamere all'altezza, non economicissime da quello che ha scoperto Guido, ma quelle telecamere garantiscono un riconoscimento facciale e quindi poi quella roba lì va declinata sulla responsabilità penale, che è personale. E non è il branco che è punito, infatti nell'AISE il problema del processo con quello, e quindi la sicurezza si declina in quel modo lì. Altrove, vedi nella stessa città il comunale, con quello che è successo, ancora oggi non abbiamo ben capito la propaganda di chi fosse e la responsabilità penale di quella propaganda non è stata accertata in maniera concreta. Quindi dal punto di vista di sicurezza credo che con pochi soldini riusciremo a fare un passo avanti, altrimenti i biglietti nominativi sono una presa in giro, non serve assolutamente a nulla. Questo era solo per chiudere quel discorso che... Grazie ancora. Grazie ancora. Buonasera a tutti. Sì, appunto, lui ha dato più di qualche spunto, uno dei tanti spunti è sicuramente questo. Poi, appunto, ciascuno, l'Aiser l'ha vissuto in maniera diversa, noi abbiamo avuto la prefazione di Sandro Veronesi, che anche lui non si è ben reso conto, quella sera era un ragazzino che stava davanti alla TV a casa sua a Prato e vide delle cose che la sua mente non registrò, rifiutò, e quindi, insomma, pur avendo una mente già particolarmente, come dire, dedita all'approfondimento, alla lettura e alla scrittura pur da giovane, quella roba lì in qualche modo lo scioccò, non riuscì a trovare una via di metabolizzazione, e quando dietro la notizia di quello che era successo lui non la registrò e continuò a vedere la partita. Quindi da un po' di anni ha raccontato questa roba molto strana che ha colpito anche chi guardava la TV, non solo noi che eravamo lì, che eravamo in qualche modo giustificati da questa situazione folle di elicotteri, fumogeni, polizia a cavallo, era uno stato assolutamente surreale che ci aveva spinto in una bolla in cui non riusciamo a capire cosa stesse accadendo né dove fossimo in quel momento. E poi c'è invece la testimonianza di Antonio Caprini, che era in campo, quindi abbiamo cercato di prendere chi era sugli spalti, chi era in campo e chi era a casa, cercando di chiudere in qualche modo il cerchio. E Caprini invece si sofferma proprio sui cori della ISL e sulla ignoranza che spesso li accende, senza ovviamente giustificarli, ma cercando una spiegazione. Io darei la parola a Felice Pulici, perché appunto noi ci siamo conosciuti parlando di ISL e ho notato con piacere che lui insomma non si faceva bastare appunto quello che ha letto e sentito per tanto tempo, ma aveva capito che mancava un pezzo e si è messo lì a cercare di capire qualcosa in più. Buonasera a tutti, grazie. Grazie poi Signo per l'invito, anche se mi sono autoinvitato ovviamente. Sì. Dove nel momento che l'ho incontrato ad una televisione importante, non si sente? Il microfono forse spento. Vai. Eccolo, no, scusa. Okay. E purtroppo le mani un po' piccole mi hanno. Quindi nel momento che l'ho incontrato mi ha creato una sorta di grossa curiosità, perché io la partita l'ho vista, ma l'ho vista davanti ad una televisione, e questo libro mi ha riportato dentro in quel momento.
come mi sta portando dentro in questo momento, perché questo libro è talmente semplice nella sua costruzione che mi fa rivivere quel momento da lontano, però mi porta dentro. Prima è stato fatto un accenno del comportamento tenuto da Emilio, che era presente, tralascio la parte dei biglietti, perché poi ha paura che non gli arrivano i biglietti, ma i biglietti poi sono di più, però preferisce quelli più sicuri, eccetera, eccetera, no? E quindi parte questa sua avventura, quindi descrive molto bella questo momento di treno, di Bruxelles, no, Bruxelles è ovvio che la pronuncia è questa, però leggere Bruxelles era una cosa anche bella, no, sotto un certo profilo. Arriva Roberto Regga, dice, aveva entrato dentro, dopo i fatti, è entrato in questo, in questo negozio a prendere cioccolato, e aveva questo era un fazzoletto, un trappo bianco nero legato. La mia Guardate, è una, è qualcosa di suo, perché lui l'ha fatto quello, però gli arriva come segnale il giorno prima, quando un papà, strillando bastardi, gli consegna il figlio in mano, va contro la rete, si fa male perché voleva andare dall'altra parte, proprio nel settore Z, poi ritorna, lo ringrazia, strappa un pezzo di sciarpa per legarsi la mano e si inginocchia col bambino davanti. Sì, perché si rende conto che poi lo raccontiamo meglio quell'episodio. No, ma è un episodio che è premonitore, perché poi arriva il discorso di ciò che ho ritenuto di mettere dei punti per cercare di capire e di parlare, di, visto che c'è la presenza anche di una persona che potrebbe in questo momento anche soffrirne maggiormente di questa situazione. Avanti, ho tranquillo. Perché c'è una situazione di un papà con un figlio che è un figlio sempre, però che arriva l'esaltazione, no? Che gioca al calcio, gli piace, che si fa la porta o mette il cappotto, come ti pare, come giocavo io, come giocavamo tutti, che gli arriva questa opportunità del papà che gli chiede se la Juve va in finale, andiamo. E guarda caso succede anche che si verifica questo episodio, si verifica questo momento. Il papà, quando glielo comunica, lui glielo dice al mondo. E poi ecco l'arrivo, eccetera, succede di tutto. Probabilmente è andato nel negozio che hai preso i cioccolatini tu il giorno prima, forse, non si sa, non lo sappiamo. Però erano talmente buoni quei cioccolatini, no? E stavo godendo questo spettacolo. Dove a un certo punto però prende paura perché avverte che anche il papà si modifica, cambia, lo stringe, lo tiene. Poi c'è un momento di pausa e dice, dove lui può chiedere, no, si allenta un po' tutta la tensione, dove gli chiede, ma cosa sta succedendo? No, non ti preoccupare, sta tranquillo, perché c'era un momento di stop. Poi un'altra carica, un'altra ancora, e il bambino si stringe sempre di più sul padre. Ti spiace se lo leggo io, questo, no, l'ultimo pezzo di questa... Non devi spiegare Manuela. Lo devo dire, e lei mi dovrà perdonare. Guarda. Allora, Giovanni non lo molla, Giovanni il papà. Andrea cerca di rimanere in piedi, siamo nell'ultimo momento dove non si capisce più nulla cosa sta effettivamente succedendo, di prendere fiato, di proteggersi dai calci di quelli che scappano, ma a un certo punto non sente più urla Andrea,
non prova più dolore, non ha più paura. Si stringe forte a suo papà, si stringe forte e basta. Ringrazio Felice e ringrazio anche Emanuela, perché io volevo, non volevo leggere questa cosa, e, però se la sua lettura dell'Isola è questa, è giusto, che però è quello che dicevo, cioè l'Isola è talmente tante cose che probabilmente io credo che, ripeto, noi che stiamo qui non dobbiamo fare i primi della classe, però va anche detto che un sacco di colleghi si sono persi una bella e brutta, ma un'occasione importante per raccontare tante storie, perché come quando ci arriva il bilancio di una qualunque guerra nascosta dai media, ce ne sono tante, sono molte di più ovviamente rispetto a quelle mediatiche, tra virgolette, o notiziabili, è un neologismo spiacevole ma che esiste, noi ci arriva un bilancio che è un numero, non ci arriva mai un bilancio con le facce, le storie delle persone, e stranamente quelle 39 vite non sono mai state raccontate, un po' quella di Andrea e tuo papà, un po' ovviamente quella di Valentini, perché c'era il papà di Lorentini che ha trasformato il dolore, proprio trasformato il dolore in azione, che è anche un modo per superarlo in parte. C'è chi invece ha deciso di no e che era meglio l'oblio, che è un diritto ovviamente, e però io mi chiedo, ma i nostri colleghi, ma in questi 30 anni, ma perché non hanno mai raccontato le storie della Isola? Cioè, le storie di Ustica ne sappiamo tantissime, le storie dell'Italico ne sappiamo a decine, i nomi, i volti, e in questo caso è sempre prevalsa la logica illogica, perdonate la contrapposizione, la logica illogica della sloganistica da bar, della lettura superficiale, della liquidazione immediata della cosa dell'Isola come una cosa che sta lì, è ancora la coppa sporca di sangue, e quindi si è persa una clamorosa occasione per raccontare delle storie, per mettere a fuoco le responsabilità penali e morali, per raccontare il processo in un certo modo, per provare a rendere giustizia magari attraverso la comunicazione e quindi attraverso la memoria più avanti, e cercare di vigilare su quella memoria, di proteggerla. La frase manutenzione di memoria non è mia, è di uno che lo fa di lavoro, che si chiama Marco Paolini, e mi è piaciuta tanto perché secondo me non ce n'è una più giusta, perché mi dà l'idea di uno che sta lì col cacciavite, con le viti e i bulloni, che si sporca di grasso. Quella memoria è quella roba lì, non è sempre soltanto un film meraviglioso, una pièce teatrale, è quella roba lì che ti fa litigare al bar, che ti fa telefonare all'amico incazzato perché gli devi spiegare che non funziona così, che quella roba lì secondo me è la memoria, non è solo e soltanto una cosa, però i media ci potrebbero dare una mano. Raccontavo a Emanuela e a qualche collega che al di là, ovviamente ben al di là del mio piccolissimo contributo con il libro, è proprio la vicenda Isola che mi sembra che anche con l'eccellente virgolette scusa del trentennale, io non amo i trentennali o i ventennali, poi gli editori ovviamente lo fanno perché è giusto, però mi piacerebbe tanto, scusate sarò retorico, che si occupasse di Isola dal 30 maggio al 28 maggio dell'anno dopo e il 29 magari anche no, no? Cioè, mi piacerebbe tanto, sarò il solito l'anima bella persa nel nulla, però a me ne piacerebbe tanto questa cosa. Non è accaduto, però non è accaduto nemmeno che il 29 maggio, il 30 maggio, il 28 maggio i media se ne siano occupati come dovevano. Io veramente li devo citare perché sono state veramente rare eccezioni, cioè Mediaset ha fatto qualcosa, Pardo è riuscito a infilare l'Isola, per carità, anche con Andrea, in un contesto insomma complicatissimo, perché insomma si parlava con toni diversi di altre cose, però ci è riuscito. Rai Sport con Mazzocchi e Antinelli hanno fatto un'eccellente serata di quasi due ore parlando di Isola, ma con gli inviati a Londra, con gli inviati a Bruxelles, cioè facendo servizio pubblico vero. Mi chiedo, e non le faccio per eleganza, i nomi di alcune trasmissioni talk show televisive con numeri significativi e importanti, insomma perdersi l'occasione per fare una puntata di approfondimento e recuperare un pezzo di memoria, secondo me è stata una cosa, voglio dire sgradevole, ma penso a altri termini, perché veramente, cioè, il servizio pubblico, se non ci fosse stata quell'occasione lì di Mazzocchi e Antinelli su Rai Sport, quindi non era Rai 1 in prima serata né Rai 2 né Rai 3, l'Isola sarebbe passato. Quindi siccome mi ricordo bene che molti talk show particolarmente blasonati, in particolare di seconda serata su Rai 1, si occupano spesso per un paio d'ore della vita segreta dei colibatteri francesi o del nuovo panino inventato da Vissani,
mi chiedevo come mai un paio d'ore di Eisel non si potessero proporre al grande pubblico. Sky è riuscito a fare un'ora di speciale, anche se insomma molto materiale di repertorio, quindi forse anche lì Sky tassetto in più poteva farlo. E insomma, secondo me si è persa una grandissima occasione mediatica. Magari nell'occasione dell'anno prossimo succederà qualcosa in una data asimmetrica, chi lo sa, ma non ci credo molto. Allora io darei la parola a Massimo Zampini, se gli va di dire due cose, perché lui per sua fortuna ha 10 anni meno di me. 10? Se parla Massimo io lo faccio. Domani 40 ne ho. E che domani, ma non si fanno mai gli auguri prima perché non porta bene, quindi sei un meraviglioso gemelli come me, quindi è giusto così. E però insomma il tuo Eisel te lo devo chiedere. Ma se ne va davvero Renga mentre parlo io? No, c'ha un treno, lui è venuto da fuori apposta. Non era una battuta. No, c'ha un treno fra 15. Ah, te ne vai davvero così? È vero. Il treno nel momento in cui avrei parlato io, hai prenotato un treno. No, ah, beh, senz'altro. Hai il video, guarda, integrato. Qual è quello giusto? Questo mi sentite? È il microfono di quella telecamera e questa è la sala. Ecco. Così smaliziato sui media, poi si perde. No, vabbè, per me è complicato parlare di questi argomenti perché, come hai detto, io sono amico di Emilio e stimatore di Emilio, è uno che sa raccontare bene le cose senza perdersi nella retorica, quindi a me piace tanto chi non si perde troppo nella retorica, anche in vicende che magari quasi la meriterebbero un po' di retorica. E non so, è complicato perché io avevo 10 anni quella sera, ero davanti alla televisione, ho spiegato, c'era una versione precedente, il libro di Emilio. Ma ci sei nel libro, ci sei anche qui. Sì, va bene, ma non sono assolutamente protagonista della cosa, no, voglio dire, per raccontare brevemente come l'ho vissuto io, ero davanti alla televisione a Roma, appunto, così, mentre mio padre diceva, guarda, lasciate perdere, ormai non c'è più niente, sostanzialmente io la guardavo dicendo, come no, io devo vincere la Coppa dei Campioni, che è la cosa assolutamente più importante che ci sia, ma non c'è nessun dubbio, nessun paragone, quindi questo lo premetto senza poi rinnegare 30 anni dopo, così è un bambino di 10 anni che è stato preso in giro 2 anni prima per l'Amburgo, l'anno prima ha visto il Liverpool battere a Roma, quella è la scala di priorità per un bambino di 10 anni, poi capisce, insomma, ovviamente non se la gode minimamente. Questa è la premessa. Poi sul libro di Emilio, devo dire, io l'altro giorno ero a Berlino e ho visto la mia quinta finale di Coppa dei Campioni, a parte potrei pure smettere di andare visti i risultati, ma comunque questa poi è un'altra questione, ma comunque è la mia quinta finale di Coppa dei Campioni vista, e questa però l'ho vissuta pensando di più, o quasi ogni momento ho pensato al tuo libro perché l'ho letto recentemente, quindi vedi, è stata un'occasione anche per me, poi il trentennale hanno le sue utilità, le loro utilità purtroppo, queste ricorrenze, e pensavo quasi ogni momento che leggo il tuo libro in cui tu becchi l'inglese ubriaco e invece becchi poi l'inglese cortese che ti saluta e vuole abbracciarti, e io pensavo ogni momento, dico, cavolo, è esattamente quello che sto vivendo io qua, becchi lo spagnolo un po' troppo allegro, becchi lo spagnolo carino che ti vuole abbracciare, il clima era tranquillissimo, e penso, chissà, appunto quel giorno, e l'ho letto e sono un po' entrato col tuo libro, sono entrato dentro quella giornata, ma mi sono immedesimato perfettamente, perché la finale Coppa dei Campioni poi è una cosa fantastica. A chi mi dice, ora al di là di tutto, a chi mi dice perderla, non perderla, che ovviamente da tifosi è una cosa molto importante, ma andarci è una cosa meravigliosa, perché tu veramente vivi il massimo dello sport ai massimi livelli, nella massima amicizia, teoricamente, che sia possibile, ed è una cosa per me fantastica. Voi con i tifosi del Barça partivate un po' avvantaggiati in questo caso, però... Che erano più tranquilli, intendi dire, sì, certo, è chiaro, però sai, non credo che tu andando là, anche se mi dici poi racconti nel libro le varie percezioni che cambiano nella giornata, quello che ti guarda con l'occhio fisso... E tu dici da quel momento in poi, io guardo, no, io voglio dire 3 cose, quindi il libro lo consiglio a chiunque non l'abbia letto, perché veramente non è un consiglio da amico questo tuo, ma da amico di chi sta qua. Però io dirò 3 cose, vorrei dire, la prima sulla Juventus, la seconda sui non juventini, e la terza spiegherò perché queste 2 premesse che faccio sono completamente inutili e stupide. La prima sulla Juventus, perché io ho scritto 4 libri molto più stupidi di questo, no, sulla Juventus, volutamente più stupidi, cioè su altri argomenti, se no io sarei stato molto più bravo anche in questo, ovviamente, però erano volutamente argomenti erano volutamente argomenti molto più leggeri, il gol di Muntari, il gol di Osvaldo, il gol di Turone, insomma altre cose molto più stupide, diciamo. E io un accenno faccio a Eisel nel primo libro, in cui racconto il mio essere juventino, e dedico solo poche righe, proprio per non cambiare tono del libro, che il libro vuole essere giocoso. Però ci sono 6-7 righe in cui io spiego tutto quello che penso, ed era il 2009,
E io penso, per me Leisel dovrebbe essere nella home page del sito della Juventus, e in ogni vittoria della Juve, dovrebbe essere la prima dedica, sempre e comunque, nello stadio ci dovrebbe essere la curva. Cioè, per me è così, e lo dice appunto uno che, ripeto, l'ha vissuto a 10 anni, quindi non... Però per me è questo, cioè Leisel è un bivio, anche per me bambino di 10 anni, da là in poi io sarei fiero se la Juventus avesse questo. In home page sempre parto, la notizia arriva a Tevez, sono felicissimo, ma sopra mi ricordi un attimo qual è il punto più importante della nostra storia. Quindi questo era quello che dicevo, e mi vergognavo di come la Juventus, non tanto della foto, le cose di quel giorno, perché quel giorno, chi più di me può dirlo, anche se ero piccolino, tutto veniva frainteso un po' da chi non era parte in causa. Però ecco, anni dopo, 25 anni dopo, erano passati 24 anni quando io l'ho scritto, dico non è possibile che la Juve quasi dimentichi. Ed era un momento in cui la Juve dimenticava se stessa da tanti punti di vista, però insomma non è questo il nesso. Poi è arrivato Andrea Agnelli, molte cose sono cambiate, poi io so che con l'associazione non tutto diciamo va coordinato purtroppo, e quindi sono vicino all'associazione per ogni cosa che la Juventus non abbia voluto fare, però so quanto Agnelli, io ho parlato con Agnelli personalmente, in generale Agnelli per me almeno è un tifoso esattamente come noi, forse più di noi per tante cose, e so quanto ci tiene. E poi ci sono ovviamente purtroppo magari altri problemi, altri ostacoli, altri orgogli, non so cosa, però so quanto ci tengono. Io ero stato invitato anche alla messa, appunto, poi non sono potuto andare, ufficiale, insomma so per loro cos'è. Poi purtroppo la Juventus non riesce quasi mai a esternare bene quello che vorrebbe, questa è una cosa grave. Però insomma, quindi per me la Juventus, premetto da tifoso juventino che la difende sostanzialmente sempre, su questo non va bene. Vanno bene abbastanza gli ultimi 3-4 anni, ma prima per me non va proprio assolutamente bene. Poi gli ultimi 5, perché mi pare gli ultimi che nel 2010 è cominciato. Esattamente, un po' diverso. Esattamente. E quindi questa è la premessa. La seconda cosa che dico sono gli anti-juventini, non juventini, che poi equivalgono agli anti-juventini purtroppo in questo paese. E obiettivamente l'avete già detto, dedicherò poco tempo, non è possibile. Cioè è un qualcosa di sconvolgente per me, pensare davvero, ma questo è inutile anche approfondirlo perché l'avete spiegato bene, come gli amici miei carissimi, intelligenti, non vado a dire laureati, o meno non è quella la distinzione nella vita per capire, ma comunque veramente persone intelligenti e di valore, anche nel dire vado a presentare il libro su, mi dicono ah ma c'è quel giornalista, ah ma la Coppa, mi mostrano la foto della Juve, diciamo. Sì, infatti l'abbiamo già detto, dico però questo per me è il punto che mi fa essere quasi tifoso anche in questo, per dire devo combattere da juventino per dire non è possibile che voi siate così, non è veramente possibile. E quando tu dici perché i media non si occupano di questa vicenda abbastanza, è una vicenda scocciante, secondo me, per tutti, da tanti punti di vista è scocciante. Primo perché è un argomento che immagino forse tiri poco in termini di audience, molto più divertente vedere l'immagine dello scudetto della Juve o, per i non juventini, l'immagine della vittoria del Barcellona. Quindi questa è la prima cosa. La seconda è che parlare della Juventus e dell'Eisel comunque vuol dire in quel caso raccontare una storia triste della Juventus, in cui la Juventus comunque è stata, i suoi tifosi ovviamente, non la Juventus, è stata sfortunata, e dire poco, diciamo, è la vittima tra virgolette della situazione, e non si è abituati. La Juventus comunque è quella forte, la cattiva, la vincente, il racconto è quello in Italia, gli uni contro gli altri, e quindi magari funziona di più. Fosse stata un'altra squadra, mi spiace dirlo, ma sarebbe una tragedia condivisa molto di più. Io di questo sono convinto, come sono convinto che Superga sia più condivisa, al di là degli animali della curva. Io penso che non conoscere uno juventino che, sentendo un tifoso del Toro che va alla commemorazione del 4 maggio, gli dice sì ma voi quel giorno non l'avete ricordata, quel giorno, cioè sarebbe una cosa da pazzi. E quindi questo è un pensiero che ho deprimente, che ho su tanti aspetti degli anti-juventini, devo dire la verità, più stupidi, che confondono proprio i piani calcio e vita su tante cose, secondo me, ovviamente come tanti juventini, non c'è bisogno di spiegarlo. Comunque questa è un'altra cosa. La terza è che questa premessa che ho fatto non vuol dire niente, cioè questa premessa, io sto parlando di Juve, di non Juve, e non vuol dire niente. Io quando ho fatto la recensione per il sito Juventibus del libro di Emilio, adesso l'ho chiamata ma quali colori, perché anche questo purtroppo sembra retorico, e vi assicuro che non vorrei, ma so che lo sarò, lo sembrerò, perché per me la cosa più sconvolgente in questo è veramente la divisione. Cioè per me è sconvolgente anche quando parto alla, non parto da chi offende, insulta, vitupera, quelli non fanno parte della, io non scrivo mai una riga a chi insulta, chi prende a sassate i pullman, quelli non ci dedico tempo, non ci perdo tempo, è la mia vita, quelle cose là. Ma perdo tempo con le persone civili, come siamo noi. E tra le persone civili, troppi amici miei carissimi, e magari l'ho fatto anch'io in passato, dicono i nostri morti, e dicono il rispetto per i vostri morti.
E per me questa è una cosa sconvolgente, perché cioè per me non è possibile pensare che i morti di Superga non siano miei. Io mi arrabbio molto come tifosi del Torino, e mi arrabbio proprio quando dicono è la nostra giornata del dolore, sono i noi. Io lo capisco cosa vogliono dire, ma non è vostra. Cioè, c'è il problema per dire come un po', se per paradosso, se dei morti di Ustica, stando centrando ancora quella similitudine, noi li dividessimo in morti del sud e morti del nord. Ma no? Certo, allora, ma chiaro. I nostri morti. Sì, ma è questo. Ma molti, troppo spesso. Troppo spesso, ma soprattutto lo dico perché tra le persone, tra la parte civile di persone che credono di fare una bella apertura agli altri, ho rispetto per i vostri morti. Sì, e tu, già dicendo questa cosa, per me sei uno scemo, perché stai dicendo una cosa che non ha senso. E quindi questo è il punto fondamentale che voglio dire. Leggevo il tuo libro e pensavo, lo leggeremo, secondo me, soprattutto noi juventini. Io ne sono sicurissimo, ci saranno 10 persone noi juventine che leggeranno questo libro. No, no, va bene. Sia un rischio... Non so quanti, 10 ho detto numero, però sono convintissimo che sia un libro che interessa a noi. Tanto io qua, dicendolo ai miei amici, erano interessati gli amici juventini. Gli altri dicono, sì, la coppa per cui avete esultato. Beh, amici cari, non sto dicendo, ripeto, qualche selvaggio. E quindi niente, questa è la conclusione che vorrei che anche noi juventini non dicessimo mai, oggi è la giornata dei morti del Torino, o rispetto, perché quando è morto il tifoso Antonio De Falchi della Roma, quando si è suicidato Di Bartolomei, ce ne sono tante di tragedie del calcio, insomma le conosciamo, ma io non le sento, va bene, sappiamo benissimo quella incredibile, quella Lazio, ma cioè per me, ripeto, non è minimamente diverso, cioè io Di Bartolomei lo sento esattamente come Scirea, personalmente, pure se Scirea era straordinario, è stato il mio capitano, Di Bartolomei era il mio rivale, così, ma ripeto, vi prego di credermi, senza retorica, togliamo la retorica, perché farei subito una battuta cinica sulla Roma dal secondo dopo con grande piacere, però no veramente dico, però per me è esattamente identico. Allora vorrei che il 30 maggio non fosse la morte di Bartolomei la giornata di rispetto per i tifosi della Roma, il 29 maggio per i tifosi della Juve, ma è esattamente la stessa cosa, basta. Grazie a te per il libro, che bellissimo. Grazie Massimo Zampini, anche saluto Carlo Domenico, che vedo qui dietro, che è l'autore del book trailer che avete visto in apertura, che magari dopo li facciamo vedere per chi è arrivato dopo. Esattamente sì, esattamente come diceva Massimo, anche uno dei punti di partenza del libro è proprio questo, è l'uso dei verbi, cioè voi, i vostri, sono 39 cittadini europei, di cui 32 italiani, e non tutti diventini. La roba lì non è solo un fatto di giacchetta bianco-nera, certo che poi la partita era Juve-Nive, certo che c'erano tifosi bianco-neri, quella roba lì dovrà essere patrimonio di memoria condiviso, no? Così come giustamente lo è per Superga, così come giustamente è patrimonio condiviso la memoria meravigliosa di forse uno dei pochissimi sportivi che unisce il paese, che è Pietro Mennea. Cioè, Pietro Mennea non è che è patrimonio di memoria di quelli di Barletta, insomma, no, ecco. E poi magari c'è un discorso diverso da fare sulla Fidal di quei tempi, ma questa è una faccenda polemica. Guarda un altro settore. Io chiederei se gli va di dire due cose anche a Simone, a meno che no, Simone vuole dire qualcosa, noi siamo qua, noi se cambia idea siamo. Simone Navarra so sicuramente che ha la sua visione dell'Aisel. Simone Navarra fa un lavoro molto più serio del nostro, perché lavora in cronaca giudiziaria e quindi ha una visione, come dire, più matematica delle cose, e magari ci offre uno spazio di responsabilità, ecco appunto, ci offre una visione diversa del suo funziona, ah, ok, cioè, due microfoni, voi delle scusate. Agenzie non siete abituati a tanta esposizione mediatica. Scusate se sarò, lo devi accendere però anche, ecco, vedi. Sì. Prima cosa scusate se sarò confuso, perché io non sono abituato a parlare in pubblico. Allora io credo che sia giustissimo cominciare con un ringraziamento ad Emilio, che mi ha invitato qua adesso in questo momento.